Ciao chitarristi, allora, oggi vorrei parlarvi dei power chord. Allora, prima di tutto, cos'è un power chord? Un power chord è un accordo, ovviamente, mettiamola così, semplificato, ok? Quindi, rispetto all'accordo tradizionale, che avrà quantomeno tre voci, tonica, terza, che ci dirà se è maggiore o minore, e quinta, il power chord ha soltanto tonica e quinta, e potrebbe avere il raddoppio della tonica. Ora, power chord magari quelli, diciamo, base già li conoscete bene, no? Tipo, se volessi fare il power chord di Sol con la tonica sulla sesta corda, ho questa opzione. Potrei anche aggiungere il mignolo sulla quarta per avere il raddoppio della tonica e ottenere questo. Ok? Lo conoscete già. Ovviamente conoscete anche il power chord con la tonica sulla quinta corda, che non è nient'altro che stesso identico shape di questo Sol che abbiamo visto al terzo tasto, però per esempio andiamo a trovare il Sol adesso al decimo tasto, sulla quinta corda, mettiamo le dita esattamente alla stessa maniera, quindi o con tonica e quinta, oppure tonica, quinta, tonica. Ok, ma ci sono anche altri shape meno famosi del power chord che sono molto 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 utili e interessanti, e questo senza dover andare a suonare con accordature particolari, tipo ad esempio il drop D, che viene tanto utilizzato quando abbiamo ritmiche in power chord. Vediamone un paio. Allora, uno fondamentale, secondo me, è quello che deriva appunto dal pattern 2 del caged, sarebbe l'accordo che ha la tonica sulla quinta corda, e possiamo andare a togliere la tonica sulla nota più bassa e quindi avere quinta e tonica alta. Do ci suonerà al posto del così. Potremmo suonarlo soltanto con quinta e tonica. Quindi avere per esempio Do, Si bemolle. Ovviamente non lo andrei a suonare così, ma lo andrei a suonare in questa maniera. Ok, molto interessante. Un altro power chord che magari qualcuno si è dimenticato, ma è venendo dall'era Van Halen e Company, è quello con la tonica sulla quarta corda. Facciamo un esempio. Fa, troviamo la nota Fa sulla quarta corda, abbiamo qui al terzo tasto quarta corda Fa. Andiamo a disporre la quinta e possiamo anche aggiungere una nuova tonica, però non più su questo tasto qui, ma un tasto in avanti. Perché? Perché ovviamente la chitarra, essendo accordata in standard tuning, sappiamo che dobbiamo modificare le dita tutte le volte che andiamo a suonare combinazioni con la corda del Si. Questo è il nostro power chord del Fa. Ok, usato per esempio in brani alla Van Halen, Sol Fa, Si bemolle Do. Ok, ma ovviamente possiamo continuare a sbizzarrirci. Ad esempio, uno dei power chord più interessanti secondo me è quello lì che va per esempio per il Re ad utilizzare una tonica, quinto tasto, e quindi andiamo a sfruttare il pattern 1 del caged, quinto tasto, la quinta la suoniamo sulla terza corda e andiamo a ribeccare la tonica sulla seconda corda. Ok, quindi possiamo suonare Mi, ok? Bene, ma ovviamente possiamo ancora continuare il nostro discorso, ad esempio andando a suonare un tonica quinta in questa maniera. Ad esempio per il Do andiamo tonica quinta, e ovviamente qui possiamo raddoppiare anche la tonica sulla prima corda, quindi avere questo shape. Ok, quindi magari avere ok. Oppure, continuiamo, potremmo andare a suonare un tonica quinta però con un salto di corda. Ad esempio questo Do e questo Sol, tonica quinta. Con ovviamente l'anulare ad archetto andiamo a bloccare la terza corda, che è quella del Sol, che potrebbe anche risuonare in questo caso perché stiamo suonando Do. Ok, andiamo a vedere qualche altra cosa. Possiamo per esempio suonare seconda e prima corda in una maniera estremamente semplice col nostro shape tonica quinta, ad esempio Do Sol
Ok? È chiaro che non avrà lo stesso impatto di... Ok? Ma potremmo utilizzarlo in occasioni in cui vogliamo andare a suonare veramente in alto il nostro power chord per creare un effetto leggermente diverso dal solito. Ora, la cosa fondamentale è che questi power chord, per entrare nel nostro vocabolario, vanno sperimentati e provati, magari con brani che già conosciamo. Una progressione che potrebbe essere Mi, Re e La, potremmo suonarla al posto che, in maniera classica, Mi, Re, La, potremmo cercare di suonare Mi, Re, La. Quindi avere... Ok? Spero che questa mini lezione vi sia stata utile, vi sblocchi qualcosa per i power chord, per interagire e superare i vostri dubbi abbiamo due opzioni, i commenti qui sotto, ma soprattutto potete scrivermi una mail, la trovate nel link in descrizione e ne possiamo parlare quanto volete. Soprattutto volevo ricordarvi che se il video vi è stato utile, un like e un follow sarebbe estremamente gradito. A presto ragazzi!